Ok, iniziamo quella di oggi. Allora, intanto inizio con un piccolo errata corrige dell'altra volta. Cioè, l'altra volta stavo facendo i pairing hip e avevo detto, guardate che se si fa la cosa in modo banale, bella questa, brutta questa, se si fa in altro modo invece diventa così. In realtà non è così, avevo letto male. Quell'altro, il secondo metodo che vi ho dato, è una cosa a parte. In realtà quello banale, che giusto per ricordarci era di Chris Key, abbiamo un pairing hip. Ok, per dire, che ne so, qua c'è 7, 9, 10, 20, 13, per dire, e vogliamo fare il di Chris Key di questo. Se ovviamente se mettiamo, che ne so, se lo decrementiamo di 1,8 non dobbiamo fare niente, se lo decrementiamo però di, che ne so, 5, diventa più piccolo di questo, quindi dobbiamo fare qualcosa. Quello che facciamo è quello che avevo detto veramente l'altra volta, cioè lo stacchiamo da sotto albero, cambiamo il valore della torre radice, quindi se lo decrementiamo 5, questo diventerà un 4, e poi facciamo il merge con quest'altro. Questa cosa ovviamente è tempo costante, in realtà questo bound qua è di quanto peggiora la delete min, cioè nel senso ogni volta che facciamo una decrease key potenzialmente quell'albero che c'è sulla radice si sbilancia un pochino e di quanto peggioriamo la prossima delete min è una cosa qua in mezzo tra omega grande di log log n e o piccolo di log n, quindi che questa operazione effettivamente sia teta grande di 1 quando la facciamo. Ogni volta che ne facciamo una, peggioriamo di questo coso la prossima volta che faremo una delete min. E fine. Quindi tendenzialmente solamente per dire l'operazione banale è quella che va bene. Non serve fare altro e peggioriamo l'altra di un log log n che non è veramente troppo importante. E finisce la scorreggia dell'altra volta. Ok, oggi facciamo tendenzialmente una lezione monotematica. Parliamo di una struttura dati che non è così difficile, però molto importante, molto utile, che sono i range tree. Allora, intanto cominciamo a cambiare la classe di problemi su cui stiamo lavorando. Fino adesso abbiamo lavorato sui cosiddetti problemi offline, cioè quelli che abbiamo una domanda, dobbiamo dare una risposta, abbiamo tutti quanti i dati della domanda subito, li abbiamo già a disposizione e vogliamo dare la risposta a quella domanda. Questi sono i cosiddetti problemi offline. L'altra categoria sono i problemi online, cioè quelli dove l'input arriva man mano. Non c'è dato tutto quanto subito, forse perché non è una domanda che deve rispondere, ma potrebbero essere tante. Ad esempio, vi do il seguente problema online. Allora, subito all'inizio vi do un vettore di interi. Che ne so, 7, 4, 5, 1, 3, 1, 4. Ok, indicizzato da 0 a 6, quindi 7. Vi do il seguente problema online. Vi faccio delle query dove in ogni query vi do una coppia di indici, okay, che definiscono un sottorange di questo vettore. Quindi, per esempio, non so, vi posso dare il range, che ne so, 1, 3 o il range 3, 4, il range per esempio 1, 6. Vi do dei range e ogni volta che vi faccio una domanda vi chiedo quant'è la somma di quel sottorange del vettore iniziale. Ok, quindi il problema, lo ripeto, vi viene dato un vettore inizialmente, questo qua, diamogli un nome, B. Ok, e dopodiché vi vengono fatte una serie di query e ogni query vi viene dato un sottorange, vi chiede quant'è la somma di quel sottorange. Ora, il modo più banale per risolvere questa cosa, se indichiamo
la cardinalità di B con N e la cardinale di T, la cardinalità di, chiamiamole Q queste qua, no, cardinalità di Q, quindi il numero di query con piccolo, come possiamo fare? Un modo molto banale di fare questa cosa, proprio il modo più banale possibile. Esatto, ogni volta che ci arriva una query, cioè all'inizio ci arriva il vettore, ce lo memorizziamo, ok? E quindi memorizzare un vettore lungo n costa n, e dopodiché a ogni query quello che facciamo è fare un for che somma gli elementi, e questa cosa ci costa per ogni query potenzialmente n. Ok, però molte volte nei problemi online possiamo fare del pre-processing sulla struttura dei dati che ci viene data all'inizio per cercare di migliorare il tempo che ci vuole a fare, a poi eseguire le query. Ad esempio, questa è una tecnica molto standard, che può essere applicata in questo caso per riuscire a migliorare le query, addirittura a eseguirle poi in tempo costante, è per esempio calcolare la prefix sum di questo vettore. Cos'è la prefix sum di un vettore? Ok, possiamo definirlo ricorsivamente come il primo elemento è il primo elemento. Dopodiché il prossimo elemento è la somma dell'elemento precedente della prefix sum e dell'elemento corrispondente di B. Quindi 4 più 7, 11. 11, 16, 17, 20, 21 e 25, che questo qua non mi serve. Bene. Ora, avendo calcolato la prefix sum del vettore, vi viene in mente un modo per ora fare le query in modo più veloce? Facciamo una differenza tra la partenza e la fine. Esattamente, cioè nel senso, per esempio abbiamo la query 1,3, ok? La query 1,3, quindi ci stiamo chiedendo qual è la somma di questo, questo e questo, che per la cronaca è 10. Quindi cosa facciamo? Prendiamo la cella corrispondente nella prefix sum all'elemento finale e la sottraiamo alla cella prima dell'elemento iniziale. Ovviamente qua virtualmente c'è una cella meno 1 che contiene sempre 0, virtualmente. Quindi la nostra soluzione è semplicemente fare p di questo meno p di questo meno 1. Quindi facendo un banale preprocessing, perché calcolare la prefix sum di un vettore ci costa tempo lineare, palesemente. E quindi teniamo il tempo di processing uguale. Siamo riusciti a ridurre il tempo di query a una sottrazione tra due elementi. Quindi il nostro algoritmo è implementato da n più qn a n più q. Abbiamo fatto un miglioramento tremendo. La prefix sum, o comunque tecniche affine alla prefix sum, sono molto utili quando abbiamo solo query di interrogazione. Cioè, queste qua sono tutte quelle che ci chiedono qualcosa sulla struttura dati. Però molte volte ci servono anche query di modifica. Cioè, potremmo, per esempio, voler cambiare un elemento. Ok? Ovviamente qua, se noi cambiamo un elemento, per esempio, io ti faccio una query e dice elemento 4 adesso vale 3, vale 7. E dobbiamo ricalcolarci la prefix sum, non tutta per carità, però almeno tutto quanto il pezzo da là in poi. E quindi tendenzialmente ricadiamo di nuovo, se vogliamo supportare query di dammi la somma di un sottorange e modifica questo elemento, tendenzialmente ricadiamo nel caso n più q, n più n. Ok, allora vi faccio vedere una struttura dati più potente che permette sia contemporaneamente di supportare range di, cioè, pardon, query su range, che contemporaneamente di supportare anche update dei singoli valori. E ovviamente non andrà più in O grande di 1,
perché un grande di 1 è un lusso che ci possiamo permettere solo in questo caso, ma comunque avrà un tempo di computazione molto buono nell'ordine di log n. Ok. Allora, diamo l'idea. Quindi abbiamo input il nostro vettore. Ok. Ora, qual è il problema di prima? Qual è il problema di prima del fatto di cambiare un valore? Che dobbiamo ricalcolare tutto quello che c'è dopo. Vorremmo, in un qualche modo, boundare quante cose vogliamo aggiornare ogni volta. Vorremmo avere un modo dove, sì, ovviamente ci sono delle cose che dobbiamo cambiare, ma vorremmo trovare un modo per dire le cose che dobbiamo cambiare sono tendenzialmente poche ogni volta. Ogni volta che operiamo su range continui o operiamo su range in generale, vogliamo in qualche modo, per cercare di velocizzare le cose, imporre una struttura gerarchica di gestione di sottorange. Mi spiego meglio. Prendiamo questo esempio. Allora, questo è un modo per salvare il vettore, mi salvo tutti quanti gli elementi del vettore. Perfetto. Proviamo a dire, ma invece di salvarmi solamente il vettore, io mi salvo anche un valore per ogni coppia di elementi disgiunti del vettore e, per quanto più possibile, cerco di delegare quanto è il mio valore, cioè in qualche modo di rendere il più quanto comune con il mio vicino, quanto è il mio valore. Ovvero, se io qua per esempio ho i valori 7 e 2, ok? In realtà questi due valori hanno in comune una quantità 2 che condividono. Quindi se io modifico leggermente la mia struttura e invece di segnarmi i valori direttamente nelle celle, dico, guarda, il valore di una cella è il valore di quella cella più quanto ho in comune con il suo vicino. Ok? Quindi in questo caso qua erano 7 e 2, ovviamente quanto avrò in comune con il mio vicino è dettato da qual è il minimo tra i due. Ok? E in qualche modo delego a questo mio padre di gestire questo valore in eccesso, ok? Questo valore in eccesso che ho. Beh, possiamo fare questa cosa anche per loro, quindi questo sarà 0, 4 e 1, qua avremo 1 e 0 e 3, e qua avremo 7, 0 e 2. Ok, notare adesso che se rifaccio lo stesso ragionamento di prima, quindi con devo trovare la somma di un range e devo aggiustare cambiando un valore, aggiustare tutto il resto, adesso quello che posso fare è, se devo trovare il valore di un elemento, semplicemente quello che faccio sommare il padre a lui e lo trovo. Se gestissi questa cosa nel modo stupido che avevamo fatto inizialmente, adesso abbiamo dimezzato il numero di elementi che dobbiamo sommare, potenzialmente abbiamo dimezzato il numero di elementi che dobbiamo sommare per trovare la somma. Ok? Però, in realtà possiamo fare qualcosa di meglio, perché adesso ci stiamo ancora legando a cercare di risolvere il problema esattamente come abbiamo fatto prima.
Ok? Invece di fare così, cerchiamo di dare, di non delegare un nostro pezzo a nostro padre, ma cercare di dare direttamente la risposta per tutto quel sottorange a nostro padre. Quindi, invece di provare a delegare così, Spartan dovrò rifare perché devo farlo solamente visualmente, invece no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, quindi non so, 3, 1, 4, 5, 2, 1, 3, 7, per dire. Visto che io tanto so che voglio risolvere il problema di dammi la somma di questo range, proviamo a non delegare, diciamo, come gestiamo i singoli elementi, ma di delegare direttamente la risposta. Quindi se in questo caso il problema è voglio trovare la somma, delego a mio padre qual è la somma di entrambi gli elementi. Quindi 4, 9, 3, 10. Ok. Adesso è molto più facile vedere che se voglio sommare un sottorange, dato il range, ci metto tendenzialmente la metà del tempo, perché quanti saranno al più gli elementi singoli che devo andare a sommare? No, gli elementi singoli, cioè questi qua sotto. Perché ovviamente se il range mi passa sopra a tutto quanto una coppia, è inutile che vado a vedere quanto vale questo e quanto vale questo. Posso direttamente sommare quanto vale questo? Cioè, se io tipo adesso vi chiedo quanto vale questo range? 4 più 9 più 3. 1 più 9 più 2? 4 più 9 più 3. No, perché qua, pardon, è qua, cioè è in mezzo. Cioè, se voglio sommare il range che parte da questo 1 incluso fino a questo 2 incluso. Potrei fare 4 più 9 più 3 e adesso per l'iniziale e quello finale. Sì, per carità, certo. Posso anche direttamente andare a vedere qual è, cioè, nei, come posso dire, nelle due soglie che non si allineano esattamente con il, diciamo, i range delegati ai padri, posso andare a vedere i singoli elementi. Quindi, sommo 1. Qua è inutile che vada a vedere quali sono veramente gli elementi sotto, perché posso usare direttamente il valore del padre, tanto che so che il valore del padre è la somma di tutti quelli sotto. Quindi 9 e 2. In questo modo, quanti sono al massimo i valori sotto che devo andare a leggere? 2. Perché alla peggio sarà disallineato a sinistra e sarà disallineato a destra. Tutti quelli in mezzo sicuramente saranno i valori dei padri. Ok. E quindi ho... in questo modo ho dimezzato il tempo che ci metto, perché ogni padre vale per 2, al massimo ne faccio 2 in più, quindi ho n mezzi più 2. Benissimo, ho dimezzato. Una domanda. Dimmi. Posso anche cambiare quanto è grande il range che sommo, che potrei usare un padre perché c'è. Sì, certo. Oppure sommare due padri e fare un padre. Esatto, ed è quello che facciamo adesso. Esattamente, perché fermarci qui? Perché non fare un altro livello di questa cosa? Adesso, invece di farlo, facciamo lo stesso identico ragionamento, però invece di farlo su ogni coppia di elementi, lo facciamo su ogni coppia di padri. Quindi ci segniamo in ogni coppia di padri la somma dei due figli. Quindi abbiamo 13 e 13. Ok? E cioè possiamo fare questa cosa tendenzialmente quante volte vogliamo finché non rimaniamo solo con un nodo. Quindi in questo caso ancora una volta. Ok? Quindi creiamo questa struttura gerarchica dove deleghiamo la risposta alla domanda per un certo sottorange a un padre, un padre di un padre, eccetera, eccetera. Perché adesso ognuno di questi nodi ha implicitamente associato un certo range di competenza. Lui ha questi due elementi. Lui ha questi quattro elementi e lui ha tutti quanti gli elementi. Quindi se per dire io adesso vi chiedessi qual è la somma di tutto, voi sapete rispondere istantaneamente, guardate qual è il valore della radice e mi rispondete. Però pensiamo cosa può succedere invece se vi chiedo ora la somma di un sottorange. Possiamo usare una strategia ricorsiva, ovvero abbiamo detto che ognuno di loro, intanto metto gli indici, ok, ognuno di loro ha un certo range di competenza, questo 0,8, questo a 4,8,
questo ha 4, 6, questo ha 6, 8, questo ha 0, 4, questo ha 0, 2 e questo ha 2, 4. Ok, questi sono tutti i range di competenza. Ok, bene, vi faccio una query generica. Mettiamo che io vi chiedo da 3 a 8, ovviamente 3 incluso, 8 escluso, va bene? Quindi la nostra query è sì, è 3, 8. Possiamo usare la seguente strategia per risolvere questa query. Partiamo dal padre e ci chiediamo: il range di cui ci stiamo facendo domanda è esattamente il range del nodo in cui siamo in questo momento? È esattamente il range della radice? No. Allora cosa facciamo? Spacchiamo questa query in due parti, perché tanto è la somma. La somma si può cumulare, non dipende, cioè, perdono, è commutativa, non dipende dall'ordine in cui facciamo le cose. Quindi noi possiamo spaccare questa query in una sottoquery 0, diciamo, che sarà da 3 a 4, ok, perché è il massimo range di competenza del sottoquery sinistro, e in un'altra query da 4, ok, che è il primo di competenza del figlio destro, fino alla fine. Benissimo. E ovviamente sappiamo che Q sarà uguale a Q0 più Q1. Ok? Allora, sulle rispettive query, ricordiamoci i figli con le rispettive query, ovviamente. Mandiamo Q0 a sinistra e Q1 a destra. Bene, mandiamo Q... Facciamo prima Q1 a destra. Intanto l'ordine è indifferente. Ok, il range... Tu mi stai chiedendo esattamente il range del nodo? Sì. Quindi io non serve che vada più in basso di così. Io so già qual è la somma di questo range, è 13. E quindi termino questo ramo di ricorsione. Vado a sinistra. Ok, vado a sinistra e mi chiedo, è esattamente quello? No. Questo, pardon. 3, 4, è esattamente quello? No. Allora cosa faccio? Spacco in due. Quindi avrò, diciamo, Q0, 0. E quindi abbiamo detto va da dove sta partendo, quindi 3, fino alla fine del range di competenza del filo sinistra, che è 2. Ok, e faccio anche l'altro, Q01 facciamo, ok, che fa dall'inizio del range di competenza del filo destro, quindi 2, fino alla fine della query, 4. Questo era un... Questo è un 3, pardon. Ok. Ora, notate che a volte delle query indicano dei range nulli. Beh, quant'è la somma in un vettore di, in un vettore con un range nullo? 0. Quindi questa cosa vale 0. Ci può capitare a volte. Quando è che capita? Quando tutta la query è sbilanciata a destra e sbilanciata a sinistra. Semplicemente in quel caso, dall'altra parte useremo l'elemento neutro. Ok, ci rimane questo. Qua dobbiamo fare ancora un altro livello perché ancora non coincide con 2, 4. Quindi faremo un altro livello. Questa cosa diventerà la Q011, che sarà ancora 3, 4. Ok, a questo punto siamo arrivati a un singolo elemento. Quando arriviamo a un singolo elemento, ovviamente il range è grosso 1, che è esattamente questo, e abbiamo trovato l'elemento. Quindi sale la ricorsione e avremo che la query su 3,8 vale 5 più 13, cioè 18. Domanda: quante operazioni abbiamo fatto? Perché? L'altezza dell'albero. Cioè è vero che lo vedi nell'altezza dell'albero, però allora nel senso
questo ragionamento è valido quando andiamo o a sinistra o a destra. Qua invece stiamo andando sia a sinistra che a destra. Perché è vero che l'altezza di quest'angolo è log n. Quindi se andassimo sempre o a destra o a sinistra, il numero di operazioni di quest'angolo sarebbe sicuramente log n. Non c'è dubbio. Però qua stiamo andando potenzialmente da entrambe le parti. Però noi andiamo da entrambe le parti al massimo una volta. Non sbaglio. No, ti posso fare un controesempio di questo. Io ti posso fare la query da 1 a 7 escluso, e questa andrà da entrambe le parti per due volte, perché da entrambe le parti qua e da entrambe le parti sia qua che qua. Se io ti faccio la query 1, 7, cioè tutti gli elementi tranne gli ultimi due, cioè tranne il primo e l'ultimo, qua la query si spacca e va sia di qua, però ancora non sono i range giusti, quindi qua la query si spacca e va di qua e qua la query si spacca e va di qua, ok? Però dopo i due centrali li prendiamo interi, non si spacca più. Però poi i due centrali li prendo interi, sì. Però non è l'argomento giusto, cioè in senso la strada è quella ovviamente, e vi dico che la risposta è log n, però dobbiamo capire perché. Non è perché nel caso peggiore, in cui per esempio dobbiamo fare la somma da 1 a 6 inclusi, dobbiamo percorrere sia a sinistra che a destra log n elementi, e quindi sarebbe log n più log n più log n. No, però non ho capito, dimmi. Perché se dobbiamo fare il percorso, per esempio, se deve fare la somma da 1 a 6, dobbiamo percorrere per forza tutti i nodi, sia a destra che a sinistra, e sia a sinistra che a destra il numero di nodi è log n, e quindi sommando di 2 log n che è equivale a log n. Allora, non ho capito benissimo l'argomento, cerco magari, non so se qualcuno è chiaro quello che... intanto... Come dobbiamo farlo nel caso peggiore due volte? Per esempio, penso 1, 6. 1, 6 inclusi? Esatto. Lo facciamo due volte, che sarebbe 2 per log n. Quindi, sostanzialmente, log n, dice lui. No, ok, ma datemi un argomento forte del perché questa cosa è vera. Cioè, è vero nel senso, assolutamente vero? Datemi un motivo. Cioè, che alla fine è il motivo che avrei dato io fra un istante. Voi potete vedere... Allora, immaginate di avere un nodo, cioè partiamo dal nodo centrale, ok? Tendenzialmente i casi sono tre: o il range va tutto a sinistra, o va tutto a destra, o si spacca, ok? Beh, se va tutto a sinistra è 1 più qualunque cosa ci dà sotto l'albero destro, quindi poi percorsione ce la caviamo, stessa cosa dall'altra parte. Il punto è quando si spacca. Se si spacca, notate che se noi abbiamo una sezione contigua di roba che dobbiamo prendere da un punto fissato, ok, perché se si spacca a destra sicuramente almeno dal centro partiamo e sappiamo che la prima cella c'è, perché l'abbiamo spaccata a destra, avremo quindi un certo numero k di celle da dover considerare, ok? Ora, però questo range k in realtà sappiamo già, e sappiamo che è contiguo perché l'abbiamo spaccato a destra, quindi sappiamo che sicuramente parte dall'inizio, non sappiamo dove finisce, ma sicuramente parte dall'inizio, va bene? Questo numero k sappiamo che ha un range che lo include tutto, però poi un range che ne include metà, ha un range che ne include un quarto, eccetera eccetera, ok? Se questo qua però parte dall'inizio, sicuramente se k è maggiore o uguale della metà, ok, allora sicuramente almeno metà lo stiamo consumando con il passo a sinistra del prossimo. Quindi se k è maggiore o uguale della metà del range, allora metà l'abbiamo consumato e ora abbiamo un k che è almeno la metà. Se invece era minore, sappiamo che a destra non ci andiamo, quindi a ogni passo di ricorsione la dimensione di questo, della grandezza di questo range k si dimezza. E se k si dimezza ogni volta, il numero di passi che ci vuole per arrivare a 1 è logaritmico. Lo facciamo a destra, lo facciamo a sinistra, otteniamo che ci mettiamo a più 2 log n, che è più grande di log n.
Dimmi. A me viene in mente una considerazione, nel caso peggiore in assoluto. Sì. Dovrebbe essere, in questo caso, dato n uguale a 8 e quindi con indice massimo 7, abbiamo una query che può essere, nel caso peggiore, 1 e 7 escluso, giusto? Sì. Quindi, in quel caso, penso che la complessità più grande dovrebbe essere due volte log n, perché è dato dagli indici più esterni, giusto? Allora, intanto se mi dici o grande leva le costanti, cioè, se mi dici complessità o grande leva le costanti, quindi è log n, basta. Ok, di due per log n, che sono gli indici esterni, giusto? Ovvero 1 e 6. Cioè, allora, nel senso, il fatto è questo, se tu fai la query quella là terribile, ok? In realtà, qua non si vede tanto perché è abbastanza piccolo l'altro, ma quello che succederà è che ogni volta che scendi da una parte, sì, ogni volta che fai una discesa verso sinistra, la parte a destra non fa altre ricorsioni, perché tutto quel range sicuramente c'è, ok? E visto che tu tagli la ricorsione a destra sempre al primo passo, ma devo farlo due volte per quello destro. Devi farlo due volte, certo. Sì, devi farlo due volte. Però o grande, cioè nella proprietà computazionale ce ne freghiamo delle costanti. Quindi, per carità, ci sarà una costante più da questa parte, ci sarà una costante più da questa, metti che anche 4 in totale. Comunque facciamo log n operazioni, cioè facciamo grande log n operazioni. Alla fine, perché il caso peggiore è quello in cui arrivo al in basso. Sì, tendenzialmente sì. Nel senso, alla fine il caso peggiore è quando è 0, 1, comunque quando arrivo proprio in basso e quindi l'altezza. Sì, perché in realtà, e questo qua non mi ricordo chi, ma qualcuno aveva fatto questa osservazione ed è vera, però non è abbastanza. Detto questo, vediamo che di ogni dimensione di range, ok, quindi abbiamo dimensioni di range 8, 4, 2, 1, di ogni dimensione di range al massimo prenderemo due nodi. Al massimo ne prenderemo 2 da 1, 2 da 2, 2 da 4, 2 da 8, al massimo. Quindi la mia domanda è conseguente. La complessità massima che può avere questo... O grande di log n. O grande di log n. Perché se ne prendiamo al massimo 2, poi ci avremo un po' di operazioni costanti, quella è una costante, quindi è un O grande di 1, e O grande di 1 per la testa dell'albero è O grande di log n. Dico o grande di log n e non teta grande di log n, perché se io vi faccio la query che prende tutto quanto il range, rispondiamo in teta grande di 1. Però in generale, quindi potremmo metterci fino a o grande di log n, potremmo metterci anche meno, quindi o grande di log n. Ok, con questo abbiamo semplicemente fatto una struttura dati più complicata, che però fa anche meno di quanto stavamo facendo prima, cioè fa peggio, perché facciamo la stessa operazione di prima senza ancora l'update, e invece di metterci q per 1, che è quello di prima, ci mettiamo q per log n. Okay. Ora invece vediamo come applicare questa cosa per poter supportare sempre in tempo log n anche gli aggiornamenti. Quindi, riprendiamo il problema di prima, vi dico, adesso quello che c'è in 4, invece per la 2, vale 5. Ok? Quindi, questo qua, invece di valere 2, ci voglio mettere dentro un 5. Come faccio? Modifico l'elemento dell'array e poi calcolo l'albero andando verso su e rifacendo ogni volta su. Esattamente. Io so che l'elemento che sto mettendo qua è 3, cioè è 3 più grande dell'elemento che c'era prima. Ma essendo che ogni nodo è la somma di tutti quanti i nodi nel suo range, di tutti gli elementi del vettore nel suo range, quello che semplicemente posso fare è andare ad aggiornare tutti quanti i nodi che comprendono lui. Tutti quanti i nodi che hanno lui nel loro range di competenza. Ma quanti saranno? Log n. Saranno tutti quanti i suoi antenati, e gli antenati in un altro bilanciato perfetto sono anche log n. Quindi cosa facciamo? Sappiamo che dobbiamo fare un delta di 3, quindi semplicemente applichiamo un delta di 3 a tutti quanti gli elementi. Quindi questo era, vabbè, adesso lo calcolo che non mi ricordo più, va bene, questo da 13 diventa 16, questo da 26 diventa 29. Abbiamo modificato un elemento,
e non abbiamo rotto quello che facevamo prima. Cioè, come facevamo prima, la query invece di domanda funziona ancora. Quindi siamo riusciti a ottenere con un'unica struttura dati sia la domanda in log n sia l'aggiornamento in log n. Questo qua è quello che viene chiamato un range query point update range tree. Allora, ben detto. Perché si chiama così? Vabbè, range 3 perché si chiama range 3, si chiama range 3 perché si chiama range 3. Perché range query e point update? Perché abbiamo creato una struttura che ci permette di fare delle query su dei range e degli update su dei punti. Ok. Il range 3 può essere girato per fare l'opposto. Possiamo leggermente cambiare come funziona per permettere non di fare range query point update, ma ci dovesse servire fare point query range update. Ok, come facciamo? Allora, intanto quindi dobbiamo ridefinire però cosa sono le query e gli update. Possiamo sempre tenere il problema della somma, quindi a questo punto però cosa ci chiederemo se sono, sono point query e range update? Una point query è che ci chiediamo quanto vale un elemento, ok? Invece un range update, diciamo, per esempio, sommiamo questo valore attinto questo sotto range. Ok, quindi cambiamo il problema. Quindi diventa point query e range update, che è l'opposto. Nel senso, ovviamente questa cosa dipende da che problema state risolvendo, a volte è utile uno, a volte è utile l'altro. Abbiamo un vettore okay. Ah, per la cronaca, io sto ovviamente facendo dei vettori che sono lunghi potenze di 2 per evitare che poi io ho dei nodi che mi sforano. Se ci fossero dei nodi che sforano, la cosa più banale che si può fare, per esempio per quello di prima, è allungare il vettore con degli zeri finché non si arriva alla prossima potenza di 2, per dirne una. O, per esempio, fare la funzione quando legge il valore, implicitamente se è oltre il vettore ritorna a 0, per dire un'altra. Comunque mettere l'elemento neutro su quelli che non ci sono. Ok, quindi abbiamo un vettore e vogliamo fare quella cosa. Ovviamente, esattamente come prima, rifacciamo la nostra bella struttura gerarchica dove delegheremo in qualche modo la risposta. Ok. Per semplicità adesso assumiamo che sia tutto 0, nulla vuol dire 0, almeno così devo mettere tutti quanti i valori. Allora, un po' come prima, io voglio mettere nei nodi l'informazione sui valori che copro. Però questa volta, invece di avere la... come posso dire? Invece di avere la somma dei valori che ho sotto, io nei nodi voglio tenere solamente un contributo che questo nodo dà a tutti quanti i valori di questo del mio range. Ok? Cioè io voglio che, per esempio, lui qua dentro si salvi un contributo che lui dà a questi quattro nodi. Questa è l'idea di base. Ora vediamo perché faccio questa cosa. Il valore di un nodo in questo modo, il valore di un, pardon, non di un nodo, di un elemento del vettore, da cosa sarà dato?
sarà dato dalla somma dei contributi che gli vengono dati a tutti quanti i range che lo includono. Se io definisco che ogni nodo dà un contributo a tutti quanti i valori che sono nel suo range, questo implica che il valore di un elemento è dato dalla somma di tutti quanti i nodi che gli danno un contributo. Ok, quindi in questa cosa come farò a trovare qual è il vero valore di un elemento? Possiamo iniziamo a usare degli header per fixam, ovvero no, cioè c'è un modo molto più semplice. Insomma, i contributi. Pardon? Insomma, i contributi, come faccio? Se voglio trovare tipo quanto vale lui? Insomma, la radice più Esattamente, sommo tutti quanti i nodi che coprono il range dove si trova lui. Il concetto sta che se io voglio aggiungere un elemento, aggiungerò solo un elemento, mentre se voglio incrementare tutti i successivi, dovrò fare in modo di sommare. Beh, qua nel senso, senza restringere, ovviamente successivi può essere utile per la prefissata. In realtà qua possiamo farlo su un range arbitrario, perché con spoiler di quello che stavo per dire, come facciamo adesso invece a incrementare un sottorange? Lo facciamo come prima facevamo la query, ovvero andiamo a spaccare i range di competenza, ok? E quando troviamo quello che esattamente ci fitta, semplicemente gli sommiamo quel valore. Quindi assumiamo che tutto è 0, vediamo un po' come funziona questa struttura, che è uguale a quella di prima, però al contrario. Abbiamo delle query che ci dicono quanto vale un singolo elemento e abbiamo degli update che ci dicono quanto vale un range. Cioè, pardon, non quanto vale, quanto dobbiamo sommare un range. Quindi, assumiamo che tutto è 0. Mettiamo che... ne mettiamo gli indici. Voglio dire... la prima query mi dice... la prima query di update mi dice... guarda, il range da 2 fino... allora facciamo, che ne so, 7, ok, voglio che me la incrementi di 3. Come facciamo? Beh, se questa fosse tutto quanto diremmo benissimo, mettiamo un 3 qua, fatto, finito. Quindi qualunque elemento, quando farà la somma di quanti suoi predecessori, otterrà quel 3 che abbiamo messo nella radice e avrà il suo valore. Come facciamo così invece? Facciamo la stessa cosa di prima. Quando abbiamo un range che non coincide esattamente con il nodo in cui ci troviamo, lo spacchiamo in due. Quindi il suo range qua è da 0 a 4, da 4 a 8. Quello che facciamo è che mandiamo a sinistra, deleghiamo al nodo di sinistra di aumentare di 3 il range da 2 a 4 e deleghiamo al nodo di destra di aumentare il range da 4 a 7. Questa da 2 a 4 ovviamente non delegherà niente al figlio sinistro perché è fuori dal range, delegherà tutto al figlio destro, cioè gli delegherà da 2 a 4. Questo qua corrisponde esattamente col suo range di competenza e quindi qua ci verrà scritto un 3. Stessa cosa a destra, 4 7 non è il suo range, spacca in 4 6 qua e 6 7 qua. Questo qua è esattamente il suo range di competenza, quindi ci mette un 3. Questo non è il suo range di competenza perché 6-7, lui è 6-8, invece è stato 6-7, lo spacca in due, quello a destra non gli va niente perché è fuori, quello a sinistra invece è esattamente lui e quindi ci mette un 3. In questo modo abbiamo fatto, con lo stesso argomento di prima, un update su un range di elementi in tempo log n. Range update. Quanto ci mettiamo a leggere quanto vale un elemento? Sempre log n, perché facciamo il valore, facciamo la somma dei contributi che gli vengono dati da tutti quanti i suoi predecessori. Bene, questa era la parte facile, perché abbiamo visto come fare range query point update, abbiamo visto come fare poi query range update, però sono un po' rari i problemi pratici dove, cioè oddio, a volte capita, però sono un po' rari i problemi pratici dove possiamo permetterci il lusso da una parte di fare cose su range, dall'altra fare cose su dei singoli valori. Quello che vorremmo avere è una struttura dati che ci permette di fare range query
e range update. Ok? Bene, questa struttura esiste e si chiama lazy update range tree. Ok, che è un po' il pinnacolo di quello che si può ottenere da range tree, perché implementarne uno con point range o range point non è difficile alla fine. Abbiamo il vettore, ci costruiamo questa struttura di albero sopra, che in realtà, se avete notato, quanti sono i nodi sopra che dobbiamo creare rispetto alla lunghezza del vettore? Il numero di nodi o l'altezza? Il numero di nodi? N-1. O comunque, o grande di n, nel senso, sono esattamente n-1 se questa è una potenza di 2, però o grande di n. Quindi la creazione, cioè l'allocazione di tutto quanto, è sempre nel lineare, ok? Perché stiamo usando un numero proporzionale di altri valori che ci dobbiamo tenere rispetto a quanto era grosso il vettore. Ok? Bene. Ok, cerchiamo invece adesso di supportare range query e range update. Teniamo sempre lo stesso problema, quindi somma di un pezzo del vettore, però vogliamo supportare entrambe le operazioni log n. Come facciamo? Allora, l'idea di base è questa. Noi, quando facciamo un'operazione, finora quando facciamo un'operazione, quindi per esempio la somma di un range qua nei vari nodi che si prendevano quel carico, la eseguiamo veramente. In che senso la eseguiamo veramente? Portiamo a termine gli effetti che ha quell'operazione sull'albero. Ok? Cioè quando noi prendiamo quell'operazione e la eseguiamo, quindi andiamo a cercare veramente quali sono i nodi, abbiamo portato nello stato finale di quell'operazione l'albero. Ok? Cioè l'albero alla fine dell'operazione che abbiamo fatto prima è già pronto per essere utilizzato per la prossima query, per il prossimo update. Ok? L'idea per supportare entrambe le cose è di rendere queste operazioni lazy, ovvero pire in italiano. Cosa vuol dire? Cerchiamo di rimandare il più possibile quando dovremo veramente fare queste operazioni. Ovvero, io per esempio posso dire, voglio sommare a questo range il valore 3, come prima. Beh, certo, potrei fare come ho fatto prima, vado veramente a cercare, metto il valore 3 e fine. Ma se non avessi voglia di farlo? Io non ho voglia di farlo. E allora, semplicemente sono nella radice e mi dovrei chiedere, ma la radice effettivamente corrisponde col range di questa query, in caso insomma non c'ho voglia, faccio questa cosa, faccio 2,7, ma semplicemente io nella radice mi segno che prima o poi dovrò fare questa cosa. Adesso non c'ho voglia, prima o poi dovrò farla. Ora, bene, rimane quest'albero, ok? A questo punto sicuramente dopo, subito dopo mi arriverà un'altra operazione.
mi arriverà o un altro range update o una range query. Bene, mettiamo che arriva un altro range update, per esempio, che ne so, tipo 4, 5, uguale 2. Ok? Bene, allora torno di nuovo nella radice e dico, dovrei controllare sta roba, non c'ho voglia. Però anche prima non c'avevo avuto voglia. Anche prima c'era qualcosa che avevo lasciato in sospeso. Allora, prima di poter tornare a gozzovigliare, finisco il lavoro che avevo iniziato precedentemente. Ok? Quindi, facciamo veramente sto controllo. 2.7 è il mio range? No. Allora cosa faccio? Lo stacco in 2, 4 più 3 e 4, 7 più 3. Beh, però i figli non hanno operazioni in sospeso. Allora semplicemente delego al me del futuro quell'operazione e la metto sui figli. Quindi mi ha detto questo qua, cos'era? 2, 4, dovrà fare più 3. E qua 4, 7, sì, dovrà fare più 3. A questo punto, certo, io non ho fatto veramente ancora le operazioni, semplicemente le ho fatte quanto meno possibile per liberarmi il nodo dove posso di nuovo essere pigro. Quindi qua mi segno che 2, 7 dovrò fare, no, non è vero, 4, 5. Dovrò prima o poi fare più 2. Posso tornare a gozzovigliare adesso? Certo. Non la regola d'oro per cui posso tornare a gozzovigliare è che in ogni momento, in ogni nodo, c'è più un'operazione che dovrò fare nel futuro. Ok? Ok. Ovviamente, prima o poi capiterà che dovrò spingere il lavoro abbastanza in basso, ok? Che arriverà veramente dove doveva essere. Per esempio, se adesso io faccio un'altra query, ok? Gli dico, guarda, 0, 1 più 1. Dico 0, 1 più 1. Bene, parto dalla radice e dico, che sbatti, c'ho roba arretrata da fare, e vabbè, facciamola. Quindi, cosa devo fare? Spacco questa cosa in due. Ok, per un istante facciamo finta che questo non era 4-5, ma era 3-5, questo non mi tornerà quello che voglio fare adesso. Tanto, tutto uguale. Ok. Che sbatti, devo fare l'operazione di prima. Vabbè, facciamola. Dobbiamo fare, facciamola. Allora, stacco questo qua in 2. Quindi avrò 3-4 più, cos'era? 2. E 4, 5 più 2. Ora ovviamente questo operazione devo mandare ai figli, che non ne posso tenerla, perché qua ci metto quella nuova 0, 1 più 1. Okay. Bene, vabbè, iniziamo da destra. Che sbatti, c'è un'operazione da fare anche qua. Facciamola, dobbiamo fare, facciamola. Spacco in 2. Quindi abbiamo 4, 6, 7, no, pardon, sì, 4, 6, 7, 6, 7, ok, più 3. Bene. Però adesso 4, 6, cos'è che era più 2? No, 3, questo qua. Beh, corrisponde esattamente con questo range. Allora dico, che culo. Mi capita che l'operazione che sto facendo coincide esattamente. Allora a questo punto posso smetterla di essere pigro per un istante e ci sommo veramente il valore in quel momento. Ci scrivo veramente il valore. Quindi qua ci andrà veramente un 3. Invece la parte destra non è il range, allora vabbè, lo delego al me del futuro. Ci scrivo che qua dovrò fare su 6, 7 un più 3. Ok, tutto questo era perché dovevo mandare qualcuno di qua, lui. Beh, ora questo qua posso metterlo qua, non corrisponde, quindi lo devo mandare nel futuro.
E stessa cosa a sinistra. Stessa cosa a sinistra, succederà che questo qua deve andare qua, questo si deve spaccare, questo qua si spacca esattamente nella parte destra, quindi ci scrivo veramente il valore. E questo qua lo metto come cosa lesi per il futuro qua. Più 2. Bene, questo è come gestisco gli update. Ok, questo è come gestisco gli update. Ma poi quando faccio una query ad un elemento. E adesso ci arriviamo. Ah, okay. Questo è come gestisco il range update, dimmi. Allora, se io avessi da fare un'altra operazione che è ad esempio. Mettiamo che io ho avuto prima un 4-6. Dove? 4-6 più 5, non lo so. Vabbè, cioè adesso arriva un 4-6 più 5. No, prima, cioè che non c'ho. Vabbè, prima qua c'avevo un 4-6 più 5. 4-6, poi sì. Ne arrivo un altro. Sì. Basta che a quel 4-6 sono quel nuovo valore. Beh, ovviamente se mi va tremendamente di culo. Se mi va tremendamente di culo che l'operazione lazy coincide proprio con quella che mi è arrivata, ovviamente posso sommare, certo, però è un caso raro, però per carità sì, si può fare, è una piccola ottimizzazione che possiamo fare, certo. Ok, questo è come si facevano gli update, i range update. Ora vogliamo fare le range query. Ok, allora ricordiamoci che questi qua sono contributi. Tutti quanti i nodi sotto di loro hanno questo contributo. Ok? Bene. Allora, facciamo finta che per qualche. Ad una certa mi è arrivata una query che faceva, giusto per fare un attimo l'idea, che ne so, da 0 a 8, 1, e quindi veniva scritta qua. Almeno per avere dei valori nei nodi. Ok. Facciamo adesso una range query. Quindi ci chiediamo, per esempio, da 3 a, che ne so, 6, qual è la somma? Ok, allora, parto dalla radice. Anche là, se ho un lavoro in sospeso da fare, lo devo fare, non ci posso fare nulla, se ho un lavoro sospeso da fare, lo devo fare. E quindi, vabbè, lo faccio, facciamo finta che l'ho fatto, ok? Facciamo finta che l'ho fatto. Bene. Ora, io so che ogni volta che mi trovo in un nodo, tutta la range, tutta il range della mia query è contenuto nel range del nodo. Ok? Se questo nodo mi dà contributo 1, io so che tutti quanti gli elementi che sto querando mi danno contributo 1. Ok? Quindi il contributo che dà questo nodo per questa query è la lunghezza di questa query per il contributo di questo nodo. Quindi questo nodo a questa query mi sta dando un contributo 3. Una volta fatto ciò, cosa faccio? Spacco la query e la mando ai figli. Quindi, sì, bene, spacco la query e la mando ai figli, fine. E quindi, questo qua andrà 3, 4 di qua, questo qua andrà 4, 6 di qua e così via. Ok, e fine. Ora, c'è una cosa molto importante di questo. Se l'operazione lazy che avevo da fare è fuori dal range della query che sto facendo, vuol dire che qualunque cosa poi quella cosa faccia, non inciderà. Ok? Se io qua c'avevo l'update che dovevo dire che 0,1 diventava più 1, ok? Qua il il range che stavo creando non contenendolo, sicuramente quell'operazione non mi cambia il risultato. Quindi posso essere un pochino più furbo. Se c'è del lavoro da fare, ma quello lavoro da fare so che non coincide con quello che
devo domandare, semplicemente posso anche non farlo, posso anche rinviarlo per una volta successiva. Ok? Ah. Quindi, qual è l'idea di questa struttura dati? È l'idea della business. Non faccio un'operazione finché non devo veramente farla. Cerco di tenere le operazioni da fare, che potenzialmente possono essere costose, perché potenzialmente posso dover andare a completare tutti quanti i vari nodi, e le tengo quanto più possibile per il futuro. Ok, complessità di ste robe? Ma infatti, cioè, il guadagno che mi dà farla dopo, cioè essere procrastinare la cosa rispetto a farla subito, non è costante? Allora, è costante se non ti capita che avrai dei range che si sovrappongono. Perché se hai dei range che si sovrappongono, tu ogni volta avrai veramente a farle. Però non ti serve, cioè, perché se la laziness a volte ti premia, perché spesso in realtà ti capiterà che c'è dei lazy range che coincidono esattamente con gli altri, quindi li puoi sommare e delegare ancora di più per il futuro. Cioè, ovviamente se l'abbiamo fatto, cioè nel senso, è un grande di login. Ok. È vero, appunto, che comunque sia, non ho per forza di cose, come ho dei range che vanno, arriverò all'ultimo grado. Quindi per l'update o login? Sto aspettando qualcuno di voi se colga l'errore. Perché c'è un errore su ciò. Cioè c'è un dettaglio che manca ancora. Questo qua, se chi di voi ha fatto ingegneria di software qua, con Bellettini, saprà che queste qua sono tipo le cose del per vedere se il reviewer tipo fa la cosa, cioè se trova, se veramente si mette a cercare degli errori, mette degli errori apposta. E qua c'è un errore messo apposta. Cioè, nel senso, i passi sono corretti, cioè, nel senso, magari ho detto qualcos'altro che io non lo so neanche, però i passi sono corretti, cioè c'è qualcos'altro che non va, c'è qualcos'altro che non va. Cioè la correttezza, per essere corretto è corretto. Operazione 4,5 più 2. Non ci interessa. Pardon? Quando abbiamo calcolato, abbiamo fatto la range query di 3 e 6 e abbiamo scoperto 3. Non ci interessa il 4,5 più 2. Beh, ma se la cosa lesi che non ho fatto prima si interessa con la range che sto curando, lo faccio, ce la faccio? La propago? Qual è la complessità della query? Dipende da cosa c'è in codice da fare. Qual è il caso peggiore? Davvero? No. Se lo chiedo no, palesemente. Perché no? Perché per ogni operazione devo fare l'operazione, cioè per ogni nodo. Perché se vi faccio una query su, per esempio, metà dell'albero, vedo che il primo è andato di qua, ma poi dovete andare a sommare i contributi del figlio sinistro e del figlio destro, e poi per il figlio sinistro e il figlio destro dovete andare sul figlio sinistro e sul figlio destro, e poi ancora sul figlio sinistro e sul figlio destro. Cioè dovete andare a visitare tutto questo sottoalbero. Quindi è logare per logare? No, è lineare. Perché state visitando tutti i nodi di quel sottoalbero. Perché erano il livello 1 nodi. Perché infatti, fatta così, cioè in realtà c'è una piccola cosa da cambiare per farla essere giù, cioè per farla diventare login. Detta così,
Sta cosa è uguale alla prima che abbiamo fatto, solo che stiamo mettendo la prima roba lesi, ma non ci cambia niente, tendenzialmente. Qual è il problema? Qual è il piccolo cambiamento che possiamo fare per far diventare veramente tutto quanto login? Notare che noi abbiamo usato due rappresentazioni interne dei nodi. Quella che si teneva il contributo e quella che si teneva la somma. Noi adesso ci stiamo tenendo il contributo. Adesso dobbiamo fare la query, comunque. Stiamo cercando, perché in questo momento abbiamo fatto una cosa che è corretta, per carità. L'update è in login, sì. Ok? Ma la query è lineare. Stiamo cercando di modificare leggermente questa cosa per far diventare tutto login. E vedremo che poi con la modifica ci serve veramente che gli update siano resi. Perché oltre al contributo non memorizziamo anche la somma intermedia. Beh, cioè, perché non memorizziamo solo la somma? Cioè, questa rappresentazione qua è il contributo, quindi per definizione il valore di un nodo è la somma di tutti quanti i suoi padri. Però il problema è che quando noi sommiamo un range vuol dire che sono tutti questi, tutti questi, tutti questi, tutti questi, quindi vengono fuori tutti i nodi. Ma se adesso invece passiamo alla vecchia rappresentazione, cioè ora non ci teniamo per ogni nodo il contributo, ma per ogni nodo ci teniamo veramente la somma del sottorange. Ok? Vediamo se riusciamo ad aggiustare la correttezza, perché ovviamente cambierà un pochino quello che facciamo. Ok? E vediamo se poi ci tornano le complessità. Allora, come cambia il lazy update? Vogliamo comunque tenerlo lazy, ma come cambia il lazy update? No, il nodo, se arriva un altro qua, insomma, se stesso quello che già sta aspettando più quello è buono, quello. Non ho capito, perdono. Se il nodo è la somma del sottoalbero e noi vogliamo aumentare un range che fa parte del suo sottoalbero di 3 ad esempio, e la volta dopo di 5, arrivando lo manteniamo lì e al posto di diventare la somma 3 diventerà la somma 8, resta sempre fermo su quel nodo. In realtà ni, perché c'è un dettaglio fondamentale che è importante da vedere. Se noi come facevamo il cambio di un elemento quando abbiamo fatto la prima? Partivamo dall'elemento in basso e poi cambiavamo l'ora di tutti quanti i padri. Quindi adesso abbiamo lo stesso problema della query con questo metodo qua, che dovremmo per tutti quanti i nodi andare sopra in tutte quante le vie, giusto? E questo è il problema. Qua, in questo momento, ci viene in soccorso il lazy update. Perché? Cosa c'è da fare il lazy update? Se io ho un nodo in cui mi va esattamente quel range, cosa posso fare? Il problema è che dovrei aggiornare tutti quanti i nodi sotto anche, perché dovrei mettere in ogni nodo qual è la somma di quel sotto range, ma io sto aggiornando un range. Allora cosa posso fare? Posso sommare al nodo il prodotto tra il contributo di quell'update e il numero di nodi e poi dare le due operazioni in modo lazy ai figli. Faccio vedere. Allora, quindi torniamo a usare la prima definizione. Torniamo a usare la prima definizione. Abbiamo che ogni nodo ha la somma del suo range. Quindi il valore di un nodo è, cioè il valore di un elemento è effettivamente quello che c'è qua. Ok? Ok, quando voglio aggiornare devo fare questa cosa qua, e quando volevo un range invece devo scomporlo in pezzettini e fare le somme. Ora io torno a questa rappresentazione, quindi tornando a questa rappresentazione la query mi torna facile perché la faccio esattamente come prima. Ok,
torno in questa rappresentazione, la query diventa di nuovo banale, la faccio nello stesso identico modo. Quello che invece che ho fatto la cosa furba, che è il lazy, lo faccio sull'update per cercare di fare il range in tempo logaritmico. L'altro è in tempo logaritmico perché l'abbiamo fatto vedere prima. La query qua la so fare. Quello che voglio fare in tempo logaritmico è il range update. Come faccio? Allora, io dico, ma guarda, voglio dire, voglio fare che il range, che ne so, 2, 8, voglio fare che il range 2, 8 me lo aumenti di 3, per dire. Bene. Ok, allora, la prima cosa, la solita cosa lazy, è sempre lazy. Cioè, non c'è nessuno qua, allora dico 2, 8, più 3 e ho finito. Ok? Adesso me ne arriva un altro. Facciamo che mi arriva tipo, che ne so, 0, 1, più 5. Ok, vado all'inizio e dico, ah no, c'è il coso, devo sbrigarmela, devo riuscire a fare questa operazione. Ricordiamoci che adesso la rappresentazione è che in ogni nodo c'è la somma dei figli. Quindi io non posso semplicemente spaccare sta roba e darle ai figli. Perché questo qua mi sta dando informazioni che poi quando arriveranno in fondo dovranno aggiornare anche me. Però io lo so già di quanto mi aggiorneranno. Di quanto mi aggiorneranno? Beh, mi aggiorneranno della dimensione del range per il valore. Perché quando questa operazione arriverà veramente in fondo, ok, ci saranno 8 meno 2, 6 elementi che si sommerà 3. Quindi quando questo accadrà, il mio valore sicuramente aumenterà di 18. Allora qua quello che cambia è che prima di spaccare il range e darlo ai miei figli, e questo lo faccio esattamente come prima, sommo il valore atteso, che non è valore atteso probabilistico, è proprio quello, però è, cioè quello che succederà prima o poi, sommo il valore atteso di quanto aumenterò quando quella arriverà in fondo. Quindi prima di spaccare sommo 18, cioè sommo lunghezza del range per valore, e una volta fatto ciò posso veramente spaccarla. Do di qua 2, 4 più cos'era 3, e di qua, beh, di qua tra l'altro mi va di culo, c'ho 4, 8 più 3. Se mi va di culo, ho finito? No. No, non ho finito. Perché anche se mi è data di culo, anche tutti quanti i miei figli dovranno essere aggiornati. Ok? Quindi in questo caso, anche se ci va di culo, non facciamo più veramente l'operazione, ce la teniamo lazy comunque. Qua c'è andato di culo, chi se ne frega? Quando poi dovrà capitare, aggiorneremo il valore di questo nodo e spaccheremo la query dei due figli. L'unico momento in cui veramente aggiorniamo è quando qualcosa arriva in fondo. Ok? Quindi avevamo detto che la query è log n, ed è ancora veramente log n, perché se io per esempio devo fare la query, che ne so, 2, facciamo la query 2, 4, okay, anzi facciamo la query 2, 3, dai, facciamo la query, anche se è un singolo elemento, però sti cazzi, potrebbe benissimo essere range. Cosa facciamo? Beh, non è di sua competenza, andiamo a sinistra. Ovviamente se troviamo una cosa che non abbiamo ancora fatto e questa cosa collide con il range che stiamo operando, dobbiamo propagarla, dobbiamo fare quella cosa, ovviamente è solo un livello, però dobbiamo farlo. Quindi in questo caso cosa succede? Ah, questo qua si spacca esattamente, è un bene, è un male? No, perché non è vero, non si spacca esattamente, mia colpa, va tutta a destra, pardon. Comunque, cosa dobbiamo fare prima di delegarlo ai figli? Dobbiamo aggiornare il valore di quel nodo. Quanto sarà? Sarà 3 per 4 meno 2, che fa 2. Perché quando questa cosa arriverà in fondo, ci saranno due elementi che aumenteranno di 3. E quindi devo già considerare il loro contributo qua prima di mandare quella roba in modo lazy in basso. Quindi, qua ci segno un 6 e delego questa cosa qua. Cos'era? 2, 4. Ok? Bene. Ora continuo la query. La query è qua? No? Ah, va bene. Vado tutta a destra perché la query è tutta a destra. C'è qualcosa che devo fare? Sì. Allora ancora lo faccio.
quindi questo qua, qua ci sommerò un 6 anche qua, perché sono gli elementi 3 era l'incremento, e qua no, cioè non delego più la cosa lesi perché tanto sono arrivato alla fine, qua ci segno ora veramente i valori. Bene, a questo punto qua ci sono arrivato, restituisco, no non è vero, avevo fatto 2-3, allora vado a sinistra, arrivo in un elemento in fondo, trovo l'elemento, fine, ho fatto la somma. Però poteva essere anche, per dire, 2-4, che è un range, e mi fermavo qua e trovavo il valore. Quindi la query è ancora in log n, perché è quella iniziale, bella, con tutto l'argomento che mi ha fatto. Due domande. L'update è corretto? Che complessità ha? Mi chiede, prima, quando c'era il 2, dal 2 al 4 sotto 18? Perdono, qua. Esatto, cioè 2, 4, virgola, più 3, sì. Perché l'ho sempre pagare, non potevi semplicemente tenere in conto che gli siano più 3 e quindi quando ho facilitato la somma gli aggiungi anche corretto. Ma allora sì, nel senso, però propagandoli non faccio più operazioni di fare di quelli che avrei fatto con la query, perché ogni volta che faccio una propagazione costa tempo costante, perché devo farne due, però comunque io poi quella query dovrò proseguirla, quindi tanto vale che mentre sto facendo la query propago anche, perché tanto non mi aggiunge complessità computazionale. Allora, prima domanda, è corretto? Tendenzialmente sì, cioè ci stiamo segnando in modo lazy cosa andrà fatto e poi quando o dobbiamo fare un'operazione quando facciamo una query lo facciamo veramente. Ora la domanda un pochino più spinosa, qual è la complessità? Allora qua non è facile vederlo, cerco di darvi un po' di casi per convincervi, però è log n. La complessità di questa update adesso diventa veramente log n. Nel caso peggiore. Ok, perché cosa può succedere? Log n perché nel caso peggiore è quando vado a toccare su un elemento. Nel senso. Con la. Dici con la. Come si chiama? Con il range update. Stiamo facendo la complessità dell'update, del range update. Sì. Ok. Allora, cioè, i casi sono pochi in realtà. O la radice è libera e allora questa cosa è costante. Ok. Se la radice non è libera, possono succedere due cose. O c'è un range identico che sta attendendo, oppure c'è un range diverso. Ora, se c'è un range identico, anche questo è un caso bello perché basta che ci sommo e ho finito. Se invece non c'è un range identico, devo propagare quello precedente. Ok, e lo propago. Ora, cosa può succedere? Che potrei dover propagare anche quelli sotto. Però c'è lo stesso argomento di prima, cioè le sezioni che sto propagando sono contigue, si spaccano bene in mezzo, quindi in realtà il tempo che ci metto prima di arrivare a dei range che potenzialmente sono molto grossi ma coincidono perché sono tutto, perché anche in questo caso abbiamo detto che se c'ho veramente un range che copre tutto il nodo, comunque non lo propago, ok? Lo propagherò solo quando mi servirà. Se mi dovesse capitare che gli arriva un pezzo che è ancora tutto, semplicemente ce lo sommo come roba lesa in quel nodo e quindi mi fermo e non faccio tutto sotto albero. Comunque se volete se volete gli argomenti un pochino più formali vi consiglio di andare a vedere il paper a riguardo o anche solo Wikipedia che dà delle dimostrazioni formali per questa cosa. Comunque in questo modo abbiamo risolto il problema del range update e range query con il lazy update range tree. E tendenzialmente questo era quanto. Sono utili, sono molto utili in tante situazioni dove abbiamo dei problemi interattivi, dove ci sono delle cose che ci continuano a chiedere qualcosa. Noi abbiamo fatto tutta questa cosa con le somme, ma non è, cioè la somma è solo un esempio, poteva essere qualunque altra operazione commutativa associativa, poteva essere il prodotto, poteva essere il massimo comune divisore, poteva essere il massimo, poteva essere il minimo. Può capitare di dire
ah, voglio sapere qual è il massimo in questo sottorange e poter dire, per esempio, ne so, aumento tutto questo sottorange o questo sottorange di un qualche valore. Bene, questi erano i lazy update range tree. Allora, programma per le prossime volte, in realtà siamo già a metà. Tendenzialmente questo diciamo che conclude la parte di algoritmi, strutture dati, quelle diciamo must know, cioè quelle proprio fondamentali. Ora vedremo un po' di cose che sono sempre importanti, ma diciamo in ambiti che non sono quello generico. Per esempio, la prossima volta vedremo algoritmi su stringhe, e la volta dopo potremmo vedere qualcosa di geometria computazionale, che non è la geometria computazionale, cioè non è che ci sia un corso che si chiama geometria computazionale, non fa veramente geometria computazionale, e quindi allora vedremo qualcosa di geometria computazionale. Sì, ma quella è geometria, non è geometria computazionale. Ad esempio, un classicissimo problema di geometria computazionale, proprio classicissimo, che vedremo come si risolve, è: ho un insieme di punti, qual è il poligono convesso di area minima che contiene tutti questi punti? Non algoritmicamente. C'è solo come definizione. Sì, certo. Per quello dicevo che è geometria ma non computazionale. Ok, quindi vedremo un po' di geometria computazionale anche. Bene, questo conclude oggi e ci vediamo mercoledì prossimo.